dire che c'è la possibilità di continuare a usare risorse locali per lo sviluppo della nostra area. Per cui la centrale del latte si configura come una risorsa positiva, con bilanci sempre in attivo e intorno alla quale si può creare quel polo agroalimentare che lo stesso Comune di Salerno sponsorizza. Possiamo pensarci, possiamo lavorare per questo. A me piace considerare una cosa, che nel mentre la Camera di Commercio lancia l'appello ai salernitani a consumare prodotti salernitani, il Comune di Salerno svende la sua migliore industria, probabilmente dando a chi del nostro prodotto territoriale, nel nostro prodotto territoriale, non crede fino in fondo. Basta questa considerazione per capire i livelli a cui oggi siamo chiamati tutti quanti noi e di che cosa dobbiamo discutere. Faccio mio l'intervento dei colleghi che mi hanno preceduto e stamattina vogliamo anche ribadire come si è sviluppato il rapporto e la comunicazione con il Comune di Salerno in merito alla vendita della centrale del latte, della querelle mediatica che il Comune ha posto in essere. Quindi stamattina, oltre a dire la nostra rispetto a cosa ne pensiamo della vendita della centrale del latte, puntualizzeremo anche cosa è successo da agosto ad oggi. La centrale del latte, in quanto gioiello di questo comune, non debba essere venduta, perché ci sono tutti i presupposti, perché può rimanere in mano pubblica e comunque una quota di queste azioni che sono di proprietà del comune possono essere sicuramente acquistate da istituzioni anche locali, a partire dalla Agro Invest Fondazione Salerno. Noi pensiamo che la centrale del latte, in quanto gioiello del comune di Salerno, non debba essere venduto, debba rimanere in mano pubblica. Sicuramente, se il comune ha necessità finanziarie, può mettere sul mercato una parte delle quote azionarie, sapendo che ci sono degli acquirenti locali, a partire dalla Fondazione Salerno, che ha dato la sua disponibilità ad un acquisto di quote, come potrebbero essere la cordata di allevatori locali che si stanno attrezzando per partecipare al bando. Ci sono possibilità locali, noi riteniamo che questo sia garanzia del mantenimento della produzione in loco, del mantenimento della economia prodotta dagli allevatori e dall'indotto, per cui noi siamo fortemente preoccupati di un acquisto che possa vedere una proprietà fuori da Salerno e che non offre queste garanzie. Avremmo voluto inizialmente fare questa conferenza stampa immediatamente dopo, però anche qua l'idea nostra è stata quella di far passare un po' di tempo, vediamo in questo momento secondario. Intanto non è vero che le organizzazioni sindacali in mese di agosto erano in ferie, l'abbiamo più volte ribadito. Tutto un fatto in questo momento, che le organizzazioni sindacali che avessero sin dal primo momento dichiarato la loro, sono in qualche modo non solo